Buonasera a tutti, io credo che ci sia poco da aggiungere, cioè lui è qua anche lui è vero, come Reggianini, carne e ossa, ieri quando l'ho visto uscire dalla porta a vetri dell'aeroporto di Bologna ho capito che era vero vero, nel senso che insomma che ci sono stati momenti in cui non era facilissimo credere che saremmo riusciti ad arrivare a questo punto, quindi io esprimo solo la mia più grande gioia, felicità e soddisfazione per avere Bruno di nuovo qua con noi nel posto che gli spetta. Andrea? Ah, ugualmente, io finisco le parole del nostro presidente perché Bruno per noi è sempre stato un giocatore, una persona molto importante per la nostra squadra, per la nostra società, per la nostra città, e avere adesso la possibilità di rivederlo con la nostra maglia è sicuramente un motivo di gioia e di felicità, perché insieme vogliamo ancora lottare per grandi traguardi. Bruno è un lottatore e ha ancora fame, ancora voglia di vincere per un nuovo progetto che parte da pochissimi giorni. Bruno, ieri ti abbiamo visto molto emozionato, c'erano due pullman di tifosi ad accoglierti, come ha detto il nostro presidente, solo a Modena può succedere una cosa come quella che abbiamo visto, no? Sì, veramente non mi aspettavo, è stata un'altra volta, un'altra emozione incredibile per me, come dire, dopo ho messo anche sui social che certi amori non finiscono mai, e sicuramente quest'anno lontano ho visto il quão grande è questo amore, perché ho tifato tanto, ero come matto lì a vedere tutte le partite e questo è per me sicuramente un onore, un orgoglio, devo solo ringraziare a Katia, a Sato, alla società che ha potuto fare, lo so, tanti sacrifici per portarmi qua, però come ho detto io sono un fortunato di poter fare quello che amo, che è giocare la pallavolo, che è rappresentare la mia nazione, il Brasile, e adesso rappresentare la città che amo, la pallavolo. Allora, sono proprio, non ho niente da dire di brutto, perché questo è una fortuna immensa, una gioia veramente inspiegabile. E spero che quest'anno possiamo divertirti tanto, sicuramente sarà una stagione durissima, però che, come ho detto, le emozioni, abbiamo parlato ieri di questo, le emozioni quando giochi con questo amore, con questa passione per una città, per una squadra, per una società, sono sempre amplificate, no? Quando nelle vittorie le gioie sono molto grandi, nelle sconfitte sono ancora più dolorose, allora sono sicuro che queste emozioni le avremo nel tanto. Il distacco è successo per alcuni motivi, perché in quel momento, sì, forse maggiori, come già abbiamo parlato, come abbiamo discusso in quel momento, non è stata una voglia così di andare via, però è stato importante perché dopo vincere le Olimpiadi sicuramente la mia testa aveva bisogno tanto di un momento più fuori del campo che dentro il campo, perché ho vissuto il 2016 con un'intensità molto grande, sia qua a Modena, sia con la nazionale, quando abbiamo vinto, la pressione è stata troppo grande e io avevo bisogno di questo stacco. E per questo è stato importante, perché sono riuscito a
avere altre soddisfazioni fuori campo, e sicuramente ho visto anche che se non c'è l'agonismo di giocare in un posto come Modena, in un posto dove veramente amo, non riesco a giocare come sempre. E questo ho visto in questa stagione quando ho giocato al SESI in Brasile, perché mancava questo agonismo, questa voglia di giocare non solo per vincere, ma giocare per qualche sentimento in più, per qualche emozione in più. E ho visto che sono calato, per questo anche ho voluto tornare, come hai detto tu, ha fatto bene anche per così, ho capito bene quello che ho bisogno per avere la fame di vincere sempre. Bruno, non è un caso allora che hai un contratto triennale, arrivi a Tokyo, stai in Italia per 3 anni nel campionato forse più forte del mondo, è il miglior modo per allenarsi anche. Sì, c'è anche questo discorso, non è una sorpresa per nessuno che per noi la nazionale è veramente molto importante. No, Sato, Kati mi hanno detto, ma la Grand Champions Cup per cosa vale? Per noi vale sempre, no? L'amichevole in Bahrain per noi è un onore, un orgoglio rappresentare la nostra nazione. Però sicuramente posso arrivare bene in un progetto che giocherò insieme a persone che amo, rappresentando una città che amo, e allora tutto questo insieme fa quello che sia perfetto, capito? E lo so che è un nuovo progetto con un nuovo staff che secondo me posso crescere ancora. Questa è la mia voglia, sicuramente saranno 3 anni importanti. Te lo chiedo io, dato che avevi parlato con me, chi o cosa ti ha convinto a dire va bene, lavoro con Storici? Ma sono tanti tanti pensieri, e dopo quando riesci a pensare con più freddezza, più tranquillità, qualche volta facciamo dei giudizi, pregiudizi che non possono essere sempre così veri. Ci siamo sentiti quando eravamo nella World League in Bulgaria, chiariti, però non aveva nessun problema un caso così, un fatto che era una cosa che non si poteva passare sopra, no? E sicuramente perché è un vincente, no? Questo è una certezza, non dobbiamo qua vivere tutti i suoi titoli. E io voglio sempre essere con quelli che vincono. Spero veramente di approfittare al massimo quello che lui può passare a tutti noi giocatori per crescere, per continuare a essere, provare sempre di andare un gradino sopra. E questo sicuramente, pensando più tranquillamente, mi ha fatto vedere che poteva essere una cosa importante per la mia carriera. Il tuo terzo arrivo a Modena, cosa c'è di diverso? E i due arrivi precedenti, insomma, cosa ti spingono a pensare? E spostiamoci anche sul campo, cioè dal punto di vista tecnico, no? Che anno ti aspetti, cosa ti aspetti? Prima, la terza volta, tutto diverso, perché non avevo vinto niente nelle prime due volte che sono venuto, e nell'ultima, questa presentazione adesso, sai, già con diciamo qualche trofeo in bacheca qua a Modena, la responsabilità è ancora più grande. Le persone pensano e vogliono che quando entriamo in campo vinciamo sempre. Modena è una città così, questo anche fa spingere, fa bene questo agonismo, queste motivazioni. Sicuramente questa, la responsabilità è ancora più grande, più grossa. A livello tecnico, secondo me il campionato
è un campionato molto equilibrato, forte, che Civitanova forse ha mantenuto praticamente tutti i giocatori, ha solo aggiunto Sandres e per questo secondo me è un gradino in più verso le altre squadre. Dopo, sai, Trento, noi, Perugia, sono le altre squadre che possono arrivare fino in fondo, con anche Verona e Piacenza lì che hanno fatto buone squadre. E tutti gli altri che sappiamo che se tu in un minuto, in una partita, forse non ci sei al massimo concentrato, puoi perdere con tutti. Questa è una cosa che il campionato italiano ha di veramente diverso di tutti gli altri. Grazie. Volevo chiederti cosa ti è mancato di più di Modena in questo anno quando sei stato lì. No, sicuramente arrivare al palazzo tutte le domeniche, vedere il palazzo pieno, quello lì è per un giocatore che quando riesce a avere una volta nella vita, dopo quando arrivi nei palazzetti mezzo vuoti, no, è vero, sai, è stato duro, sai, il tifo, tutte queste cose sicuramente ti spingono tanto, no? E questo mi è mancato tanto, i miei amici tutti, perché qua, come ti ho detto, ieri che è la mia seconda casa, forse anche la prima, non sappiamo, adesso non sono sicuro. E per questo mi è mancato un po' di tutto, ma principalmente questa cosa dell'agonismo del palazzetto, che è una cosa molto diversa per noi. Sicuramente per noi non sarà facile perché sono meccanismi tutti diversi adesso, no? Un nuovo allenatore con nuove idee, una nuova squadra, dobbiamo iniziare proprio da zero, no? Però quello che ho visto stamattina, no, parlando con tutti quanti, lavorando in palestra lì, si vede la volontà di fare bene, di proprio essere in campo lì, di provarci questi nuovi meccanismi e di affrontare questa sfida, no? Sicuramente sarà difficile, non chiedo pazienza a nessuno perché qua a Modena è difficile avere pazienza, dobbiamo solo fare il nostro meglio in questo inizio perché sarà abbastanza complicato questa Supercoppa, anche con Max che arriva 3-4 giorni prima. Però noi tecnicamente sono dei giocatori importanti che abbiamo qua, ho visto che quest'estate Mazzone come è cresciuto, no? Sabi che ha giocato anche tante partite con l'Italia, Tin ha fatto un bel europeo ancora, sai, Van Garden ha quasi vinto il mondiale di beach volley, almeno possiamo fare anche beach volley qualche volta. No, sai, una squadra con tanti buoni talenti, però iniziamo da zero tra poco perché non abbiamo molto tempo da perdere adesso.